Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Come state? Oggi tutorial in collaborazione con il sito Cobiz. Andremo a realizzare un pendente con questo cabochon da 14 mm preso appunto dal sito di Cobiz della Swarovski. Questo è il codice dell'articolo. Volendo potete anche sostituire questo cabochon da 14 perché come vedete ha il retro piatto anche con un rivoli da 14 mm per poter realizzare appunto questo pendente. Ho utilizzato solo perline della Miyuki. Questo è il pendente che andremo a realizzare oggi. Non ha ancora un nome, quindi se volete suggerire un nome è ben accetto. E come vi dicevo prima, ho utilizzato solo perline della Miyuki, quindi ho utilizzato due colorazioni di Delica 110, una colorazione di Rokail 110 e una colorazione di Rokail 150 e ovviamente Bicono Swarovski da 4 mm. Ne ho utilizzate esattamente 9 Bicono Swarovski. Questo è il retro della lavorazione, questo ovviamente è il davanti. Ho realizzato questo pendente che poi vi mostrerò in un prossimo video come l'ho decorato. Ovviamente già un'idea ve l'ho data a fine video. Vi lascio tutti i link di tutti i prodotti in descrizione insieme al codice sconto e ovviamente ho utilizzato tutte le colorazioni che ho preso appunto dal sito di Cobiz. Un bacio e buon tutorial. Ciao! Primo passaggio, inserite 36 Delica 110 sul vostro ago e sul vostro filo. Chiudete la lavorazione a cerchio ripassando in tutte le perline, ovviamente andando in direzione opposta, ed effettuate due nodini. Una volta effettuato i due nodini, in questo punto, come mio solito, ho unito i due fili con un altro piccolo nodino. A questo punto andiamo a lavorare ovviamente al peyote e andiamo a realizzare l'incastonatura. Utilizzo un'altra delica nel secondo colore, quindi una delica, salto la delica che viene subito dopo e mi rinfilo nella terza, in questo modo. Il filo fuoriesce da quella, salto una e rientro nella terza delica. E questo è il risultato. Proseguo così, di nuovo una delica, salto una della base e vado in quella che viene subito dopo. Questo passaggio ovviamente vado a effettuarlo fino alla fine. Vado ad inserire anche l'ultima delica, la 18ª. Come vedete, salto questa perlina e rientro nell'ultima delica bronzo e nella prima delica rossa inserita di questo giro. Quindi rientro in queste due. A questo punto, in questi spazietti qui vacanti, vado ad aggiungere esattamente una Rokail 150, sempre della Miyuki. Quindi una Rokail 150 e rivado nella seconda bordeaux, di nuovo una Rokail 150 e rivado nella delica che viene subito dopo. Continuo una 150 e rivado nella delica che viene subito dopo. Ovviamente questo passaggio vado a farlo fino alla fine del giro. L'ultima 150 vado ad inserire l'ago sia nella delica, questa qui bordeaux, e sia nella prima 150 inserita di questo giro per continuare la lavorazione. E questo è il risultato. Il mio filo fuoriesce appunto da questa Rokail 150. Adesso vado a realizzare un secondo giro di Rokail 150, quindi di nuovo una 150 sul mio ago e rientro nella 150 che viene subito dopo. Faccio ovviamente questo passaggio fino alla fine del giro. E questo è il risultato. Come vedete, appunto, l'ultima Rokail 150, che è questa qui, sono ripassata nell'ultima Rokail 150 e anche nella prima Rokail 150 inserita di questo giro. Infatti, il mio filo fuoriesce appunto da questa prima Rokail 150. Adesso mi risposto e vado verso la parte retro dell'incastonatura, quindi ripasso in questa dorata, in questa delica bordeaux e in queste due bronzo per risbucare ovviamente dal retro e andare a concludere l'incastonatura. Prima di inserire le perline, io vado già ad inserire il cabochon, questo qui, ovviamente a pancia in giù, ed eccolo qua. E questo è come si presenta sul davanti.
Adesso andiamo a chiudere l'incastonatura sul retro. Per chiudere l'incastonatura, ovviamente vado ad inserire sempre una locale 15-0 sul mio ago, ed eccola qua. Il mio filo fuoriesce da questa e io rientro nella delica sporgente che viene subito dopo. Di nuovo una 15 e rivado nella delica che viene subito dopo. Ovviamente faccio questo passaggio per tutto il giro. L'ultima rocaille 15-0, ovviamente vado ad inserire l'ago sia nell'ultima delica e nella prima rocaille 15-0 inserita di questo giro. E questo è il risultato. Adesso nuovamente vado a realizzare un altro giro di locale 15-0, quindi una 15-0 e rivado nella 15-0 che viene subito dopo. E questo è il risultato. Questo è il davanti della lavorazione, invece questo è il retro. Adesso vado a realizzare un altro giro, ma alterno con una perlina e uno spazietto vuoto, quindi una 15 e rientro nella 15 che viene subito dopo, cioè questa. Ed ecco qua. Adesso vado a realizzare lo spazietto vuoto, quindi ripasso in queste due 15-0 che vengono appunto subito dopo. Quindi rivado in quella della 15 del primo giro e anche la 15 del secondo giro. Poi di nuovo una 15 e rivado nella 15 che viene subito dopo, cioè questa. In questo modo. E adesso vado a creare lo spazietto vuoto ripassando appunto in queste due perline. In queste due. Vedete? Stiamo realizzando appunto questa sorta di decorazione che poi voglio realizzare anche sul davanti dell'incastonatura. Quindi vado avanti alternando appunto una rocaille a uno spazietto vuoto fino alla fine del giro. Ovviamente l'ultima sarà appunto uno spazietto vuoto. E questo è il risultato. Ho realizzato esattamente 9 punte. Infatti ho inserito 9 rocaille 15-0. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire dalla prima rocaille inserita. In pratica l'ultima rocaille inserita è questa qui. E poi sono ripassato ovviamente in queste tre rocaille 15-0 e anche in questa qui della punta. Adesso inserite una rocaille 11-0 della Miyuki e riandate appunto nella seconda punta sporgente. In questo modo. Vado ad inserire appunto in questo spazietto una rocaille 11-0. L'ultima rocaille vado ad inserire l'ago sia nella 15 e sia nella prima rocaille 11-0 inserita di questo giro. Questo è il risultato. Ovviamente ho fatto questi giri in più della lavorazione perché sto lavorando con un cabochon con il retro piatto. Se voi utilizzate un Rivoli da 14, vanno bene soltanto due giri di rocaille 15-0. Una volta arrivato a questo punto, fuoriesco appunto da una delle 11-0. Adesso devo ripassare nella lavorazione per andare sul davanti e fare la decorazione a stella anche sul davanti. Quindi ripasso in questa 15, in questa 15 ancora, in queste due. Ripasso zig zag nella lavorazione per andare avanti nel lavoro, quindi ripasso in questa delica, in questa rossa, in questa delica rossa, nel primo giro delle 15 e nel secondo giro della 15-0. In questo modo. E adesso vado ad inserire sempre una 15-0 sì e uno spazietto vacante, una 15-0 sì e uno spazietto vacante. Faccio questo ovviamente fino alla fine del giro. Questo è il risultato. Ho realizzato appunto la decorazione stellina anche sul davanti e poi sono anche ripassata all'interno di quest'ultimo giro senza inserire alcuna perlina per andare a rinforzarlo. Quindi sono letteralmente ripassata a zig zag per tutta la lavorazione per andare a compattare ulteriormente l'incastonatura. E questo è come si presenta appunto l'incastonatura sul retro, i laterali e
Ed ecco qui ultimata l'incastonatura del nostro cabochon da 14 mm con retro piatto. Adesso, siccome mi ritrovo con pochissimo filo, vado a bloccare questo filo e poi vado ad aggiungere un altro segmento per poter andare a decorare la nostra incastonatura. Rieccomi, ho inserito del nuovo filo e adesso, come vedete, fuoriesco con l'ago e con il filo da questa delica qui rossa. Inserite esattamente 10 delica bronzo e rientrate con l'ago non in questa, che è il primo spazietto, neanche nel secondo, rientrate nel terzo spazietto dell'ultima perlina, cioè in questa qui. E creiamo appunto questo archetto. Adesso io fuoriesco da questa qui, rientro in questa bronzo, che è posta sul retro, rientro anche in questa rossa e quindi lascio questo spazietto qui vuoto. In questo qui invece inserite un bicono da 4 e 3 rocaille 11-0 sempre della Miyuki Oro. Le portate alla fine del filo, rientrate solo nel bicono ed eccomi qua. E rientrate, io fuoriesco da questa delica, rientrate nella questa delica accanto, sempre del secondo spazietto, e tirate bene il filo. Adesso ripasso di nuovo in questa bronzo sul retro, in questa rossa, ed eccomi qua. Questo è il risultato. Quindi quest'archetto è su esattamente 3 spazietti. Stesso discorso anche per il bicono, perché è centrale. Questo è il primo spazietto, il secondo e il terzo. Adesso nuovamente vado ad inserire 10 delica 11-0 ed eccole qua, e rientro nuovamente nel terzo spazietto. Quindi questo è il primo da dove fuoriesce il mio filo, questo è il secondo e rientro nel terzo, ovviamente nell'ultima perlina del terzo, cioè questa qui. Giro la lavorazione, quindi poi per inserire il bicono questo spazietto qui lo lascio vuoto, quindi rientro in questa bronzo e in questa rossa, inserisco di nuovo il bicono con le 3 rocaille, rientro nel bicono e rientro in questa qui rossa. Ovviamente poi lascio un altro spazietto per andare a rifare nuovamente i medesimi passaggi. Effetto questi passaggi e ritorno da voi. Questo è il risultato. Ho inserito esattamente 6 decorazioni, di cui 3 archetti e 3 bicono. Ovviamente, come vi dicevo prima, ogni decorazione è posta appunto su 3 spazietti, quindi per un totale di 6 per 3, 18. Infatti è perfetta la decorazione in questo modo perché appunto siamo partiti con 36 deliche di base che poi diventano successivamente 18, perché ci sono appunto 18 spazietti su ogni giro. Parlo appunto di questi spazietti qui, appunto dove sono posizionati le delica. Adesso, come vedete, fuoriesco da questa delica qui bronzo. Inserite un'altra delica bronzo sul vostro ago, saltate la seconda e rientrate nella terza delica. Andiamo di nuovo a lavorare al peyote. Quindi ecco qui il risultato, di nuovo una delica bronzo, salto questa e rientro in quella che viene subito dopo, cioè in questa qui. A questo punto inserite una delica rossa sul vostro ago e rientrate nella delica che viene subito dopo, senza saltare alcuna perlina, rientrate in questa. Tiro. Adesso inserite una delica bronzo, saltate questa e rientrate in quella che viene subito dopo, cioè questa qui. Di nuovo una delica bronzo, saltate questa della base e rientrate nell'ultima delica, cioè questa bronzo. E tirate bene il filo. E l'archetto ed ecco qui terminato. Adesso ripassate di nuovo nella delica rossa, in questa rocaille 15-0, ed ecco qua. Ripassate di nuovo nella delica rossa e in questa rocaille sempre qui.
Ripassate Delica Rossa e Rocaille 15.0. Ripassate nella Delica Rossa e nella prima Delica Bronzo. E a questo punto andate a rifare i medesimi passaggi dell'archetto. Fate questo passaggio anche ovviamente per il terzo archetto. Questo è il risultato. Ho decorato tutte e tre le punte con il peyote. Questa è l'ultima punta decorata e poi sono ripassata in tutte queste perline qui per poi ripassare appunto in questa perlina qui rossa. E poi cambiare direzione e mi sono infilata appunto in questa perlina qui parallela bronzo appunto a quella lì rossa, parallela a questa rossa. Adesso inserite esattamente 18 delica bronzo, le portate alla fine del filo e stesso discorso, sempre con base di 3 spazietti. Quindi questo è il primo da dove fuoriesce il mio filo, questo è il secondo che poi è parallelo al bicono. E questo è appunto il terzo e quindi devo rientrare sempre nella perlina parallela a quella già lavorata. Vedete, questa rossa è stata lavorata con questo archetto e io rientro con l'ago in questa qui bronzo e tiro il filo in modo che questo archetto si va a posizionare sul retro. Vedete? Adesso ovviamente questa lavorazione di 18 delica vado ad aggiungerle anche in questo punto e anche nel terzo punto. Quindi basta ripassare a zig zag nella lavorazione, fuoriuscire da questa delica sempre parallela a quella lì rossa, inserire le 18 delica e rientrare in questa delica qui bronzo parallela a questa rossa. Rieccomi, questo è il risultato. Come vedete ho realizzato tre archetti grandi posti sul retro. In questo punto qui sul terzo rigo dell'incastonatura, vedete? Eccolo qui. E quindi ho realizzato questi tre archetti grandi rispetto a quelli che sono posti sul davanti. Ho aggiunto anche del nuovo filo e aggiungo anche un'altra piccola nota. In descrizione troverete anche all'incirca quanto filo ho utilizzato per questa lavorazione. Cercherò da oggi in poi di aggiungere sia all'interno della descrizione sia i materiali e sia il filo. Questa è una nota per chi inizia da poco a guardare i miei video. In descrizione troverete tantissime nozioni utili. Quindi, per quanto riguarda il filo, io mi ritrovo esattamente a fuoriuscire dalla prima delica di questo archetto. E adesso nuovamente vado a lavorare al peyote. Quindi inserite una delica sul vostro ago, ed eccola qui, salto una dell'archetto e rientro ovviamente nella terza delica in questa. Di nuovo una delica, salto una della base e rientro in quella che viene subito dopo, cioè in questa. Nuovamente una delica, salto una della base e rientro in questa. Un'altra delica, salto una della base e rientro in questa. A questo punto, vedete, abbiamo inserito esattamente 4 delica. Adesso inserite una rocaille 11.0 della Miyuki e senza saltare alcuna perlina, rientro direttamente nella delica che viene subito dopo, cioè questa. E vado a creare la punta di questo archetto. Adesso nuovamente una delica, salto una della base e rientro in questa qui. Di nuovo una delica, salto una della base e rientro in quella che viene subito dopo. Nuovamente una delica, salto una della base e rientro in quella che viene subito dopo. Infine una delica, salto una della base e rientro nell'ultima delica di questo archetto. Ed eccolo qua. Quindi abbiamo inserito esattamente 4 delica da un lato, una posta centrale e 4 delica posta dall'altro lato. E adesso ripasso anche nella delica questa qui. Questa di
dell'incastonatura. Adesso inserite esattamente 5 delica bronzo sul vostro ago. Io fuoriesco ovviamente da questa delica qui dell'incastonatura e rientro in questa delica bordeaux di questo archetto davanti e tiro il filo in questo modo. Nuovamente 5 delica ed eccole, e rientro in questa delica qui. Adesso ripassate anche nella prima rocaille di questo archetto grande e andiamo nuovamente a lavorare al peyote. Quindi vado a realizzare questi due passaggi, prima il peyote e poi questo archetto di perline collegato a questa delica rossa, e ritorno da voi. Questo è il risultato al momento. L'ultima sequenza inserita sono queste 5 delica e mi sono appunto rinfilata in questa delica, questa qui dell'incastonatura. Adesso inserite una rocaille 110 della Miyuki sul vostro ago e rientrate esattamente in questa seconda delica sporgente di questo archetto grande, cioè in questa qui. In questa. Adesso il mio filo si ritrova appunto in questa perlina, giro la lavorazione e rientro anche in queste due delica, queste sopra, queste due. A questo punto devo risbucare esattamente da questa perlina qui, questa, l'ultima interna. Quindi rivado in questa centrale e in questa interna, in queste due, rivado in questa centrale e in questa perlina interna sporgente. In queste qui. Vedete, sono ripassata all'interno della lavorazione per risbucare da questa perlina qui sporgente posta all'interno dell'archetto. A questo punto inserite l'ago, spingete il bicone all'interno dell'archetto ed inserite l'ago soltanto nella rocaille, questa qui, 110 sporgente. E adesso inserite l'ago anche in questa delica qui sporgente interna e stringete. In questo modo abbiamo collegato appunto l'archetto al bicono e l'archetto, come vedete, si è un attimo arrotondato qui nei lati, invece qui risulta diritto, collegando diventa un pochettino più incurvato. Adesso ovviamente ripasso all'interno di queste perline . Fuoriesco appunto da questa perlina qui sporgente interna, di nuovo una rocaille 110 sul nostro ago ed eccola qui, e rientrate nella delica dell'incastonatura, questa. E tirate bene il filo. E questo è il risultato. Adesso ripasso in queste 5 delica, in questa rossa, di nuovo in queste 5 delica e rivado in questa delica qui dell'incastonatura per andare ad inserire ovviamente una rocaille 110 in questo punto e poi ripasso all'interno di queste perline per fuoriuscire da questa perlina delica qui interna e la collego alla rocaille del bicono. E poi ripercorro tutta la lavorazione questo punto qui per andare a fare il medesimo passaggio anche per quest'altro archetto grande. Effetto questi passaggi e ritorno da voi. Questo è il risultato. Adesso io mi ritrovo a fuoriuscire da
queste due delica. Una volta inserita la rocaille qui, mi sono infilata nella delica questa qui dell'incastonatura, sono ripassata in queste 5 delica bronzo, in questa rossa e sono fuoriuscita da queste due delica bronzo. Adesso inserite una rocaille oro 110 e rientrate nelle due delica bronzo dell'altro lato, cioè in queste due, in questo modo, e rientrate di nuovo nella delica questa rossa e tirate bene il filo. A questo punto inserite questa sequenza qui: due rocaille 110, un bicono, una rocaille 110 e una delica bronzo, e rientrate esattamente in questa perlina qui sporgente di questa curva, esattamente la terza. Questa è la prima, la seconda e la terza perlina sporgente, e tirate il filo ed eccolo qua. Adesso inserite una delica bordeaux rossa, eccola qui, e rientrate nella delica sporgente. Adesso inserite una delica bordeaux e una rocaille 150 e rientrate nella 11. E adesso rifate nuovamente questi passaggi, quindi una 15 e una delica rossa e rientrate in questa delica bronzo. Poi una delica rossa e rientrate in questa delica sporgente. Tirate sempre per bene il filo e poi la sequenza: delica bronzo, rocaille 110, bicono, rocaille 110 e rocaille 110. Questa è la sequenza, ovviamente invertita, e vi infilate nella delica questa qui bordeaux. Ovviamente ripassate anche in queste due delica per andare ad inserire in questo punto un'altra rocaille 110. Quindi rocaille 110 e rientrate in queste due rocaille 110 andando verso l'alto e poi di nuovo in questa bordeaux. Stringete bene il filo e adesso rifate nuovamente i medesimi passaggi. Faccio questi passaggi e ritorno da voi. Questo è il risultato ed eccolo qui. Adesso io mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da questa delica qui. Questa è stata l'ultima sequenza inserita, mi sono infilata appunto in questa delica qui bordeaux e anche in questa sequenza. Adesso inserite esattamente 5 delica bronzo sul vostro ago, ed eccole qua, e rientrate in questa rocaille 150. Ed ecco qua. Adesso inserite una delica rossa e rientrate nella 150 che viene subito dopo. In questo modo. Adesso altre 5 delica sul vostro ago e rientrate nella delica rocaille bicono. Adesso inserite 7 delica sul vostro ago e rientrate nel bicono rocaille delica in queste perline. Tirate bene il filo e adesso di nuovo 5 delica sul vostro ago e rientrate nella 15, una delica rossa e rientrate nella 15, altre 5 perline e rientrate nella delica rocaille bicono. E questo è il risultato. Adesso il mio filo fuoriesce esattamente da questo archetto qui. Questo è l'ultimo archetto inserito. Poi mi sono infilata nel bicono, nella rocaille, nella delica e in queste 5 delica. Adesso inserite una rocaille 110 e rientrate nella delica rossa. Di nuovo una rocaille 110 e rientrate nell'archetto di 5 perline. Ovviamente ripassate anche in tutte queste perline qui laterali per andare nuovamente a ripetere questo passaggio per tutte le punte. Faccio questo passaggio e ritorno da voi. L'ultimo passaggio da effettuare è inserire qui alle punte una rocaille 110, quindi
Una rocaille 11.0 e ripasso nella rocaille 11.0 accanto. Ovviamente, come dicevo prima, questo passaggio vado ad effettuarlo per tutte le punte. E così il nostro pendente sarà terminato. Rieccomi, questo è il risultato. Sono ripassata all'interno della lavorazione e ho tagliato il filo in eccesso. E poi ho aggiunto questo gancettino in acciaio in questo piccolo spazietto e l'ho collocato appunto in questo modo. Volendo potete anche realizzare una solina qui nella rocaille 11.0 in modo da poter utilizzare questo pendente in questo modo e poi realizzare, non so, una frangetta di perline, una piccola decorazione qui in basso oppure lasciarlo così. Io lo preferisco in questo modo con la punta rivolta verso il basso perché pensavo da prima di realizzare una collana lunga con sempre con cipollottini, bicono, rocaille della medesima colorazione, che è lunga che arrivi appunto fino al seno, e poi qui di aggiungere in questa rocaille qui una piccola decorazione. Stavo pensando di andare a realizzare questa decorazione qui. Aspettate che tolgo. Ecco qui, stavo pensando di realizzare, ovviamente con una goccia nella medesima colorazione, ho scelto questa qui Bordeaux così richiama i Bicono Swarovski, pensavo di andare a realizzare questa coppetta. Se vi siete persi questo video, è questo qua, in pratica l'ho realizzato 5 anni fa e si chiama appunto D&I Coprigoccia Decorazione Orecchini Easy. Vi lascerò ovviamente il link di questo copigoccia sia nella informazione e sia in descrizione, in modo da poterlo realizzare nella colorazione perfetta per questo pendente. E credo che una volta realizzato appunto il coprigoccia della medesima colorazione, sicuramente il pendente sarà completo. Ma vi dirò che io lo adoro anche così, senza decorazione, con questa bellissima forma, un po' particolare, un po' insolita rispetto al solito. Come vi dicevo all'inizio video, questo pendente non ha un nome, quindi suggeritemi un nome. Io spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento. Ovviamente poi andrò a realizzare la mia collana e ve la mostrerò in un prossimo video. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao a tutte!